Grazie e benvenuti a questa seconda serata di Dante in Santa Trinita. Qualcuno ricorderà che il 26 maggio abbiamo avuto qui l'ultimo canto del Paradiso letto da Roberto Herlitzka. Stasera invece tocca questa specie di confronto a distanza fra Dante e Machiavelli, i principi di Dante e Machiavelli. Ricordo che domenica 23 giugno si chiude questo piccolo trittico, sempre qui in Santa Trinita, sempre alle 4:30 di pomeriggio, con Boccaccio che racconta Dante nel suo trattatello. Ancora una volta introdurrò io, che sono Riccardo Bruscagli. E ci sarà Gabriele Lavia a leggere appunto passi dal trattatello in laude di Dante. E quindi veniamo ai principi di Dante e Machiavelli. Ora, tutti sanno, tutti sapete che questo 2013 è un anno machiavelliano, sono 500 anni che Machiavelli compose nel suo amaro confino di San Casciano l'opera a cui deve la sua fama, o qualcuno direbbe la sua infamia, cioè quel principe la cui fresca composizione egli annunciò nella celebre lettera all'amico Francesco Vettori il 10 dicembre appunto del 1513. E mi corre l'occasione di ricordare qui che proprio il 10 dicembre prossimo aprirà presso la Biblioteca Nazionale la mostra di stampe, manoscritti e testi figurativi con cui Firenze ricorda appunto questo anniversario. E Dante, ci ho pensato, e a dire la verità, stiracchiando un po' le date, si potrebbe ricordare che in questo giro di anni e di mesi potrebbe cadere anche un anniversario dantesco. Giacché l'inferno, compiuto già nel 1309, e il purgatorio, ultimato nel 14, vennero divulgati proprio in quest'anno 14, quindi con il dicembre del 13 quasi ci siamo. Ma naturalmente non è questa stiracchiata quasi coincidenza che ci autorizza a parlare insieme stasera di Dante e di Machiavelli. La parentela fra questi due giganti del genio fiorentino, come direbbe il nostro sindaco, vogliamo stasera che poggi su un dato non occasionale, ma fondante, intrinseco della loro personalità e della loro scrittura, cioè sulla loro passione politica. Una politica giocata e rischiata in proprio. Dante, come priore del comune, come sappiamo, dal giugno all'agosto del 1300, e Machiavelli come segretario della seconda cancelleria della Repubblica dal 1498 al 1512, quegli anni che nella lettera da San Casciano Machiavelli dirà né dormiti né giocati. Una politica che vedrà tutte e due alla fine sconfitti. Dante, che nel gennaio del 1301 non riesce nemmeno a rientrare a Firenze dopo l'ambasceria romana presso Bonifacio VIII, Machiavelli, che al ritorno dei Medici, con la caduta del gonfaloniere Soderini, viene travolto dalla sfortuna del vecchio regime, perde lo stipendio, esce di scena e poi altre vicissitudini lo portano appunto al confino a San Casciano. L'uno, Dante esiliato, l'altro, Machiavelli, confinato, e nessuno dei due buon profeta, visto che l'utopia politica di Dante, cioè il ripristino dell'autorità dell'impero, non si avvererà di certo, e visto che anche il principe che si insiederà finalmente a Firenze dopo l'assedio e la caduta definitiva della Repubblica Fiorentina non sarà certo il redentore della libertà italiana che Machiavelli aveva appunto vagheggiato. Però non ci sono soltanto le disgrazie, le sconfitte o le utopie fallite ad accomunare il Dante politico e il Machiavelli politico.
Come sentiremo dai brani che verranno recitati qui stasera, i nostri due fiorentini collaborano anche, per così dire, a distanza nella creazione e nel consolidamento di alcuni dei nostri miti identitari, quelli che costituiscono proprio la nostra identità di italiani, che io credo vivi e operanti ancora oggi. E innanzitutto ascolteremo un gruppo di testi tratti, quelli danteschi, dalla celebre invettiva, dalla invettiva lamento, invettiva compianto sull'Italia nel sesto del Purgatorio, ai serva Italia di dolore ostello, e quelli machiavelliani, i testi machiavelliani, dal capitolo 26 del Principe, cioè dall'ultimo, da quella exhortatio, quella esortazione a prendere in mano l'Italia e liberarla dai barbari, con cui Machiavelli esplicita finalmente il progetto concreto sotteso al suo opuscolo, cioè un riscatto italiano che, approfittando della eccezionale coincidenza di interessi tra lo Stato fiorentino, ormai tornato in mano ai Medici, e la Chiesa di Roma, anch'essa in mani Medice con l'elezione di Papa Leone X, figlio del Magnifico, un riscatto che poteva ora essere sperato proprio grazie a questa coincidenza, visto appunto che il Vaticano, tradizionale nemico di ogni unificazione italiana, nel 13 poteva tramutarsi paradossalmente in protagonista di una iniziativa politica che partisse proprio da Firenze, da una Firenze medicea, come ormai Mediceo era il soglio di Pietro. Sia l'invettiva dantesca sia l'esortazione machiavelliana sono tuttavia, al di là delle singole considerazioni ispirate naturalmente a contingenze storiche molto diverse, testi in qualche modo affini, in quanto potentemente, direi, mitopoietici. Sono testi, cioè, che creano idee, opinioni, giudizi o pregiudizi su noi stessi, sul nostro essere italiani, destinati a resistere nel tempo e a diventare appunto quasi dei miti fondatori della nostra identità nazionale, cioè delle costanti del modo con cui noi italiani guardiamo a noi stessi. Al centro, in Dante, in Machiavelli, c'è l'immagine di una Italia sventurata. Non donna di province, ma bordello, in Dante, ricorderete, terra senza pace, senza pace e senza legge, cavalla inselvatichita, senza che nessuno sia capace o sicuri di domarla o di cavalcarla, certo non gli imperatori, indifferenti ormai ai destini italiani, certo non i papi o gli ecclesiastici, che si illudono di tenere questa bestia sfrenata, dice Dante, ponendo mano alla predella. Ed è un tratto finissimo, perché alla predella significava condurre il cavallo per la briglia, ma stando appunto a piedi senza montarlo. Immagine perfetta della presunzione politica, ma insieme dell'impotenza effettiva del potere ecclesiastico, che vuole condurre la cavalla Italia, ma non ha la forza o l'autorità di montarla per davvero. È terra di sventura, naturalmente, anche l'Italia di Machiavelli, ammorbata dalle, come lui dice, illuvioni esterne, cioè dagli eserciti stranieri che sul suo territorio combattono ormai quelle che adesso noi chiamiamo le guerre d'Italia. A ognuno puzza questo barbaro dominio, afferma, come sentirete, Machiavelli. Terra abbandonata, selvaggia, invasa, violata, deturpata. È l'Italia anche di Petrarca, nella sua canzone celebre «Italia mia, benché il parlar sia indarno alle piaghe mortali che nel bel corpo tuo si spesse veggio». E in futuro sarà l'Italia della canzone all'Italia di Leopardi. O patria mia, or fatta inerme, nuda la fronte, nudo il petto mostri, oimè quante ferite, che lividor, che sangue, o qual ti veggio, formosissima donna. E sarà l'Italia anche del nostro disarmante inno nazionale. Noi siamo da secoli calpesti derisi perché non siamo popolo, perché siamo divisi. O l'Italia del coro verdiano di Nabucco, o mia patria, sì bella e perduta.
e forse ancora più vicino a noi l'Italia di una ben nota canzone di De Gregori, l'Italia ferita degli anni di piombo, ricordate, viva l'Italia presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento, l'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura, viva l'Italia, l'Italia che non ha paura. Perché il nostro mito nazionale, consacrato da Dante e da Machiavelli, ci dice che questo paese vilipeso, deriso, calpestato, è anche un paese di utopia. È un paese che si aspetta sempre e sempre crede di meritarsi un futuro migliore, anzi un grande futuro. Un paese sempre in attesa di riscatto, un paese sempre incompiuto e incompleto, perduto in un sogno di redenzione, un paese che aspetta sempre invano di diventare un paese normale. E il fatto è, qui è Machiavelli che anticipa con stupefacente acutezza, a mio parere, un altro tratto del nostro carattere nazionale, il fatto è che in Italia, come gli scrive, è virtù grande nelle membra, quando la non mancasse nei capi. Eccoci, gli italiani, popolo straordinario, ma sempre mal governato. Ecco, per così dire, la società civile contro la potenza dei politicanti. Ed ecco gli italiani, bravissimi individualmente, dice Machiavelli, bravissimi nei duelli e nei congressi di pochi, ma aggiunge, come si viene agli eserciti, non compariscono. E sono gli italiani, già nel Cinquecento, evidentemente secondo Machiavelli, così ammirevoli, uno per uno, presi come individui, e così deludenti nel gioco di squadra. Il secondo gruppo di testi che sentiremo riguarda il giudizio di Dante e di Machiavelli sulla Chiesa, cioè sul potere ecclesiastico, e sappiamo bene che nell'uno o nell'altro nutrì particolare affezione per i preti. Tutte e due considerano la Chiesa come istituzione temporale in modo molto severo, e tuttavia in questo caso con profonde differenze. Nel capitolo 11 del Principe, dedicato ai principati ecclesiastici che sentiremo, Machiavelli procede sotto il velo di un ossequio formale, perché il suo trattato è pur sempre rivolto al nipote del Papa, procede però ad una sarcastica, urticante demistificazione della sacralità del potere ecclesiastico. Senza concedersi a polemiche esplicite, a Machiavelli basta anatomizzare il potere romano semplicemente come un altro potere principesco qualsivoglia, con i suoi punti di forza, le sue debolezze, le sue fasi storiche di successo e di decadenza. Il carattere divino, autorizzato dall'alto, del potere temporale dei papi serve a Machiavelli solo per denunciare ironicamente le specialità particolari di quel potere, come egli scrive, costoro soli, gli stati ecclesiastici, hanno stati e non li difendano, sudditi e non li governano, e gli stati, per essere indifesi, non sono loro tolti, e gli sudditi, per non essere governati, non se ne curano. Ma se Machiavelli guarda al potere temporale della Chiesa come ad un potere secolare, puramente mondano, ben diversa naturalmente è l'attitudine di Dante. Del Dante che tutti i papi del suo tempo e anche quelli a venire li mette tutti all'inferno, con l'unica fuggevole eccezione di Papa Adriano V, che se ne sta in purgatorio, ma è l'unico. Dante che in particolare trova nella bolgia dei simoniaci, conficcati nei buchi del terreno a testa in giù, con una fiamma che quasi ironica aureola di tormenta ai piedi scalcianti, il Papa Niccolò III, che, come si ricorderà, lo scambia per un Bonifacio VIII, giunto all'inferno un po' prima delle sue aspettative. Per Dante, è inutile dirlo, la Chiesa non è una realtà semplicemente mondana e secolare. E la secolarizzazione della Chiesa non gli ispira certo un'analisi di spietata ironia, come poi Machiavelli. Gli detta invece, come sentiremo, l'invettiva indignata e accorata, gridata con lo spirito offeso di un cristiano qualunque, ben capace però di cogliere con elementare chiarezza la distanza che passa tra il Vangelo e lo stile di vita dei prelati del suo tempo,
Dee Ormidì, quanto tesoro volle nostro Signore in prima da San Pietro che ponesse le chiavi in sua balia. Cioè, il Signore quanto si è fatto pagare da San Pietro per dargli le chiavi della Chiesa. Altrove Dante articolerà con ben maggiore sapienza teologica e finezza politica la sua teoria sul potere della Chiesa in rapporto col potere temporale dell'impero, ma forse non raggiungerà mai più la franca e quasi popolana schiettezza di questo grido di protesta e di contestazione rivolto contro i preti e le loro malefatte. E infine davvero il principe di Dante, il principe di Machiavelli. Ascolteremo in particolare i brani del capitolo settimo del Principe in cui Machiavelli prende in esame la figura di Cesare Borgia e il brano del Paradiso in cui Beatrice addita a Dante il seggio già occupato da una corona regale che aspetta fra i beati l'arrivo dell'imperatore Arrigo VII. E qui certo le vie di Dante e di Machiavelli non potrebbero divergere più drammaticamente, perché se il principe di Dante è destinato al paradiso, di certo quello di Machiavelli deve essere pronto a andare all'inferno. D'altronde Arrigo incarna il sogno di una restaurazione imperiale, ovvero di un'Europa cristiana nuovamente unita in una compagine sovranazionale che superi le spinte frammentistiche della realtà sociale e politica due-trecentesca, mentre il principe di Machiavelli, al culmine ormai del processo storico avversato da Dante, l'emergere appunto delle nazionalità, il principe di Machiavelli è chiamato a compiere anche in Italia quella attuazione di una monarchia nazionale che già altri paesi europei avevano compiuto con successo. Ma a guardar bene, in questo caso mi sembra che fra Dante e Machiavelli ci sia una divergenza ancora più profonda, perché Arrigo VII per Dante è davvero una figura provvidenziale, destinata alla sconfitta e al martirio, ma un'occasione concreta, reale, che secondo Dante soltanto la malvagità degli uomini o l'imperscrutabile disegno di Dio hanno fatto fallire. Ma Cesare Borgia, di cui i brani che sentiremo approvano le ben usate crudeltà, non è altro invece nel Principe di Machiavelli che un exemplum, un esempio. Naturalmente non voglio negare il fascino che la figura storica del Borgia di certo esercitò su Machiavelli con quella che Machiavelli appunto chiamò la sua ferocità e la sua virtù. Però andrà ripetuto ancora una volta che Cesare Borgia non è il principe di Machiavelli, non è né il modello né l'incarnazione ideale. Bisognerebbe sempre tenere a mente in che contesto, in questo capitolo settimo del Principe, Machiavelli evoca la figura del carismatico e fascinoso figlio del Papa Alessandro VI. Machiavelli lo cita come esempio di coloro che arrivano al potere con le armi altrui e per fortuna, in contrapposizione a coloro che invece ci arrivano con le armi proprie e per virtù. Il Borgia, insomma, è evocato come un esempio negativo, strutturalmente negativo, quello di chi si è visto cadere in grembo, come dice Machiavelli, un principato, solo perché era figlio del Papa e solo perché era appoggiato all'inizio dalle armi francesi. Per quanto suggestiva possa essere dunque la sulfurea figura del Valentino, egli entra nel principe da perdente, diciamo, come uno che nella sua breve e convulsa avventura cercherà disparatamente di recuperare, e qui sì, con la propria spietata virtù, il paradossale svantaggio costituito dal suo privilegio iniziale. Di convertire, cercherà insomma, la sua immeritata fortuna in un meritato successo, e sappiamo che alla fine non ce la fa neanche lui. E infatti alla fine, come sappiamo, né l'angelico Arrigo VII né il diabolico Borgia usciranno vincitori dalla loro scommessa politica. Per Dante questo è la fine di tutto. Per Machiavelli la gelida conferma di aver visto giusto
nella sua impassibile anatomia del potere. Alla fine, Dante non potrà che guardare da lontano, con supremo distacco, alle soglie dell'Empireo, l'aiuola che ci fa tanto feroci, la terra vista in giù in fondo al sistema solare, diciamo, l'aiuola che ci fa tanto feroci, e quindi rivolgere gli occhi agli occhi belli di Beatrice. Niccolò, invece, quella aiuola feroce, continuerà a pestarla fino in fondo, sempre consumato dal rovello di come riuscire anche poco a renderla un poco migliore e un poco più umana. D'obbligo presentare adesso gli attori di Arcazzurra Teatro, che appunto reciteranno i brani di Dante e di Machiavelli: Massimo Salvianti e Dimitri Frosali. Ricordo anche che la compagnia di Arcazzurra Teatro, dal 12 al 17 giugno, avete credo il volantino, sarà all'interno della rassegna Estate al Bargello, col Principe, tratto da Niccolò Machiavelli, con elaborazione, scene e regia di Stefano Massini, a cominciare dal 12 al Bargello. Per Officine della Cultura, qui davanti, invece, come vedete, stasera abbiamo i musicisti Enrico Fink, e Massimiliano Dragoni e buon ascolto a tutti.
di dolore ostello. Nave senza nocchiere in gran tempesta, non donna di provincia, ma a bordello. Quell'anima gentil fu così presta, sol per lo dolce suon della sua terra, di fare al cittadin suo quivi festa. E ora in te non stanno senza guerra li vivi tuoi, e l'un l'altro si rode di quel ch'un muro e una fossa serra. Cerca misera intorno dalle prode le tue marine, e poi ti guarda in seno s'alcuna parte di te di pace gode. Che val perché ti racconciasse il freno Giustiniano, se la sella è vuota? Sans'esso fora la vergogna meno. Ai, gente che dovresti essere devota e lasciar seder Cesare in la sella, sebbene intendi ciò che Dio ti nota. Guarda come sta fiera è fatta fella, per non esser corretta dagli sproni, poiché ponesti mano alla predella. Considerato adunque tutte le cose di sopra discorse, e pensando me come medesimo, se in Italia al presente correvano tempi da onorare un nuovo principe, e se c'era materia che dessi occasione a uno prudente e virtuoso di introdurvi forma che facessi onore a lui e bene alla università degli uomini di quella, mi pare corrino tante cose in beneficio di uno principe nuovo, che io non so qual mai tempo fusti più atto a questo. E rimanente dovete fare voi. Dio non vuol fare ogni cosa per non ci torre il libero arbitrio e parte di quella gloria che tocca a noi. E non è maraviglia se alcuno dei prenominati italiani non ha potuto fare quello che si può sperare farci la illustre casa vostra, e se in tante rivoluzioni di Italia, in tanti maneggi di guerra, e pare sempre che in quella la virtù militare sia spenta. Questo nasce che gli ordini antichi di essa non erano buoni, e non c'è suto alcuno che abbia saputo trovare dei nuovi. E ver una cosa fa tanto onore a un uomo che di nuovo surga, quanto fa le nuove leggi e i nuovi ordini trovati da lui. Queste cose, quando sono bene fondate e abbino in loro grandezza, lo fanno reverendo e mirabile, ed in Italia non manca materia da introdurvi ogni forma. Qui è virtù grande nelle membra, quando non la mancassi nei capi. Specchiatevi nei duelli, nei congressi dei pochi, quanto gli italiani siano superiori con le forze, con la destrezza, con l'ingegno. Ma come si viene agli eserciti, non compariscono. E tutto procede dalla debolezza dei capi, perché quelli che sanno non sono obbediti, ed a ciascuno pare di sapere. Non ci sento fino a qui alcuno che si sia saputo rilevare, e per virtù e per fortuna, che gli altri cedono. E se licito me, o sommo Giove, che fosti in terra per noi crocifisso, son li giusti occhi tuoi rivolti altrove, o è preparazione che nell'abisso del tuo consiglio fai per alcun bene, in tutto dell'accorger nostro scissi, che le città d'Italia tutte piene son di tiranni,
e un Marcel diventa ogni villano che parteggiando viene. Fiorenza mia, ben puoi essere contenta di questa digressione che non ti tocca, mercè del popol tuo che si argomenta. Molti han giustizia in cuore e tardi scocca per non venir senza consiglio all'arco, ma il popol tuo l'ha in sommo della bocca. Molti rifiutan lo comune incarco, ma il popol tuo sollecito risponde senza chiamare e grida: «I mi sobbarco». Or ti fa lieta che tu hai ben onde, tu ricca, tu con pace e tu con segno. Se io dico il vero, l'effetto non nasconde. Atene e Lacedemona, che fenno l'antiche leggi e furon sì civili, fecero al viver bene un picciol cenno verso di te che fai tanto sottili provvedimenti, ch'a mezzo novembre non giunge quel che tu d'ottobre fini. Quante volte del tempo che rimembre legge, moneta, ufficio e costume hai tu mutato e rinnovate membra. E sen ben ti ricordi e vedi lume, vedrai te simigliante a quella inferma che non può trovar posa in sulle piume, ma col dar volta suo dolore scherma. Non si debba adunque lasciare passare questa occasione a ciò che l'Italia dopo tanto tempo vegga uno suo redentore, né posso esprimere con quale amore e fussi ricevuto in tutte quelle province che hanno patito per queste illuvioni esterne, con che sete di vendetta, con che ostinata fede, con che pietà, con che lacrime. Quali porte se mi serverebbano? Quali popoli li negherebbano la obbedienza? Quale invidia se li opporrebbe? Quale italiano li negherebbe l'ossequio? A ognuno puzza questo barbaro dominio. Piglia dunque la illustre casa vostra questo assunto, con quello animo e con quella speranza che si pigliano le imprese giuste, a ciò che sotto la sua insegna e questa patria ne sia nobilitata e sotto i suoi auspizi si verifichi quel detto del Petrarca: virtù contro a furore prenderà l'arme e fia il combatter corto, che l'antico valore nell'italici cor non è ancora morto.
Restaci solamente al presente a ragionare dei principati ecclesiastici, circa quali tutte le difficoltà sono avanti che si posseghino, perché si acquistano o per virtù o per fortuna, e senza l'una e l'altra si mantengano, perché sono sostentati dagli ordini antiquati nella religione, quali sono tutti tanto potenti e di qualità che tengono i loro principi in stato in qualunque modo si procedino e finino. Costoro soli hanno stati e non li defendono, sudditi e non li governano, e gli stati, per essere indifesi, non sono loro tolti, e gli sudditi, per non essere governati, non se ne curano, né pensano né possono aliarsi da loro. Solo adunque questi principati sono sicuri e felici, ma sendo quelli retti da cagioni superiori, alla quale mente umana non aggiugne, lascerò il parlarne, perché sendo esaltati e mantenuti da Dio, sarebbe uffizio di uomo presuntuoso e temerario discorrerne. Non mi manco, se qualcuno mi cercasse donde viene che la Chiesa nel temporale sia venuta a tanta grandezza, con ciò sia che da Alessandro indietro e potentati italiani, e non solo quelli che si chiamavano e potentati, ma ogni barone e signore, benché minimo quanto al temporale, la estimava poco. Ed ora un re di Francia ne crema, e lo ha possuto cavare di Italia per ruinare Vinziani. A qualcosa, ancora che sia nota, non mi pare superfluo ridurla in buona parte alla memoria. Quanto tesoro volle nostro Signore in prima di San Pietro che ponesse le chiavi in sua balia? Certo non chiese se non viemmi retro, né Pier né gli altri tolsero a Mattia oro ed argento quando fu sortito al loco che perde l'anima Ria. Però ti sta, che tu sei ben punito, e guarda bene la mal tolta moneta che esser ti fece contra Carlo ardito. E se non fosse che ancor l'om vieta la reverenza delle somme chiavi che tu tenesti nella vita lieta, io userei parole ancor più gravi. Che la vostra avarizia il mondo attrista, calcando i buoni e sollevando i bravi. Di voi pastor s'accorse evangelista, quando colei che siede sopra l'acque puttaneggiar coi regi a lui fu vista, quella che con le sette teste nacque e dalle dieci corna ebbe argomento, finché virtute al suo marito piacque. Fatto avete Dio d'oro e d'argento, e che altro è da voi all'idolatre, se non che gli uno e voi ne orate cento? Ai Costantin di quanto mal fu madre, non la tua conversione, ma quella dote che da te prese il primo ricco padre. Sendo adunque uno principe necessitato sapere bene usare la bestia, debbe di quelle pigliare la colpe del lione, perché il lione non si difende da lacci, la colpe non si difende da lupi. Bisogna dunque essere golpe a conoscere lacci, il lione a sbigottire i lupi.
stanno semplicemente in sudione, non se ne intendano. Non può pertanto uno signore prudente né debbe osservare la fede quando tale osservanza gli torni contro e che sono spente le cagioni che la fecero promettere. E se gli uomini fossino tutti buoni, questo processo, questo precetto non sarebbe buono, ma perché sono tristi e non la osservarebbero a te, tu Ezio, non l'hai a osservare a loro. Né mai a uno principe mancorono cagioni legittime di colorare la inosservanza. Di questo se ne potrebbe fare infiniti esempi moderni e mostrare quante pace, quante promesse sono state fatte in rite e vane per la infedeltà dei principi. E quello che ha saputo meglio usare la golpe è meglio capitato. Ma è necessario questa natura saperla bene colorire ed essere gran simulatore e dissimulatore, e sono tanto semplici gli uomini e tanto obbediscano alle necessità presenti che colui che inganna troverà sempre chi si lascerà ingannare. Io non voglio degli esempi freschi, tacerne uno: Alessandro VI non fece mai altro, non pensò mai ad altro che ad ingannare uomini, e sempre trovò subietto da poterlo fare. E non fu mai uomo che avesse maggiore efficacia in asseverare e con maggior giuramento affermasse una cosa che l'osservasse meno. Non di meno, sempre gli succederono gli inganni ad votum, perché conosceva bene questa parte del mondo. Thank you.
questa parte è degna di notizia e da essere imitata da altri, non la voglio lasciare indietro. Preso che ebbe il duca la Romagna e trovandola suta comandata da signori impotenti, li quali più presto avevano spogliato i loro sudditi che corretti e dato loro materia di disunione, non di unione, tanto che quella provincia era tutta piena di latrocini, di brighe e di ogni altra ragione di insolenza, giudicò fussi necessario, a volerla ridurre pacifica e obbediente al braccio regio, dargli buon governo. Però vi prepose messer Remirro de Orco, uomo crudele ed espedito, al quale dette pienissima potestà. Costui in poco tempo la ridusse pacifica ed unita, con grandissima reputazione. Di poi giudicò il duca non essere necessario sì eccessiva autorità, perché dubitava non divenisse odiosa, e preposevi uno giudicio civile nel mezzo della provincia, con uno presidente eccellentissimo, dove ogni città che aveva lo avvocato suo. E perché conosceva le rigorosità passate avergli generato qualche odio, per purgare gli animi di quelli popoli e guadagnarseli in tutto, volle mostrare che, se crudeltà alcuna era seguita, non era nata da lui, ma dalla acerba natura del ministro, e presa sopra questa occasione, lo fece mettere una mattina a Cesena in due pezzi in sulla piazza, con un pezzo di legno e uno coltello sanguinoso accanto, la ferocità del quale spettacolo fece quelli popoli in uno tempo rimanere satisfatti e stupidi. Nel giallo della rosa sempiterna che si digrada e dilata e redole odor di lode al sole che sempre verna. Qual è colui che tace e dice il vole? Mi trasse Beatrice e disse: mira quanto è il convento delle bianche stole. Vedi nostra città quant'ella gira, vedi i nostri scanni sì ripieni che poca gente più ci si disira. E in quel gran seggio a che tu gli occhi tieni, per la corona che già v'è su posta, prima che tu a queste nozze ceni, sederà l'alma che fia giù agosta dell'alto Arrigo. Cadrizzare Italia verrà in prima ch'ella sia disposta. La cieca cupidigia che v'ammalia, simili fatti va al fantolino che muor per fame e caccia via la balia. E fia prefetto nel foro divino allora, tal che palese e coverto non anderà con lui per un cammino, ma poco poi sarà da Dio sofferto nel santo ufficio, che il sarà detruso laddove Simon Mago è per suo merto, e farà quel d'Alagna entrar più giuso. Raccolte io adunque tutte le azioni del duca del Valentino, non saprei riprenderlo, anzi
mi pare come ho fatto di preporlo imitabile a tutti coloro che per fortuna e con l'arme d'altri sono ascesi allo imperio. Perché lui, avendo l'animo grande e la sua intenzione alta, non si poteva governare altrimenti, e solo si oppose alle sue disegni la brevità della vita di Alessandro e la malattia sua. Chi adunque giudica necessario nel suo principato nuovo assicurarsi dei nemici, guadagnarsi degli amici, vincere o per forza o per fraude, farsi amare e temere da popoli, seguire e riverire da soldati, spegnere quelli che ti possono o debbono offendere, innovare con nuovi modi gli ordini antichi, essere severo e grato, magnanimo e liberale, spegnere la milizia infedele, creare della nuova, mantenere l'amicizia dei re e dei principi in modo che ti abbino o a beneficare con grazia o offendere con rispetto, non può trovare più freschi esempi che le azioni di costui.